viene dall'Inghilterra e per la precisione da un team indipendente di Sheffield che risponde al nome di Steel City Interactive, la potenziale prossima grande promessa dei videogiochi a tema box. Prima di parlarvene in dettaglio, però, la raccomandazione di sempre. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuno degli approfondimenti video firmati EveryEye.it. La parola d'ordine di eSports Boxing Club è realismo. Un impegno concreto e alquanto ambizioso per uno studio composto da poche decine di elementi, che ha tuttavia deciso di avvalersi dei feedback della community di boxer professionisti per riproporre in formato videoludico le caratteristiche della nobile arte del pugilato. Insomma, il classico esempio di simulazione creata con passione e cura dai fan di una disciplina per i fan della stessa disciplina. Tra le caratteristiche salienti di eSports Boxing Club c'è un'inevitabile attenzione alla realizzazione tecnica, con modelli poligonali dettagliati ottenuti da scansioni di atleti reali, e un interessante lavoro in termini di shader e illuminazione. Dettagli imprescindibili come il sudore sulla pelle, la tensione dei muscoli durante un pugno e la deformazione derivante dal fragoroso impatto di un colpo sul viso saranno enfatizzati da un sistema di telecamere pensato per esaltare la spettacolarità dei combattimenti, portando l'utente direttamente al centro dell'azione, lì, sul ring, con un'autenticità speciale. L'approccio allo sviluppo scelto da Steel City Interactive è trasparente e insolitamente aperto. Inizialmente nato nel 2020 come progetto di pura passione supportato da appena 4 sviluppatori, col tempo eSports Boxing Club è riuscito a trovare finanziamenti importanti e una crescente schiera di fan, arrivando ad ingrandire esponenzialmente la scala dell'intera operazione. Il team inglese nel frattempo si è ingrandito e continua ad accogliere nuovi elementi, mentre condivide in maniera sistematica i progressi effettuati, cercando attivamente di ascoltare e implementare gli attenti feedback della community. Dal gioco di gambe credibile alla gestione realistica dei danni, che impatteranno attivamente sulla carriera degli atleti, specie se si deciderà di tornare a combattere prima del dovuto, passando per il sistema di finte e la necessità di dover mandare in pensione i lottatori dopo anni di onorata carriera, sono diversi gli spunti che potrebbero fare di eSports Boxing Club il videogioco di box più accurato di sempre. A maggior ragione se si prendono in considerazione elementi per nulla secondari come l'impiego di marchi reali per l'equipaggiamento tecnico, la telecronaca fatta da voci di BT Sports, Sky e DAZN e soprattutto il roster di pugili, che sarà, a detta dello studio, il più ampio mai inserito in un videogame di questo genere. Si parla in effetti di 100 atleti reali provenienti da diverse epoche. Alcuni saranno disponibili al day one, altri introdotti come DLC, sia a pagamento che gratuitamente. Il tutto senza dimenticare comunque un ricco editor, che vi permetterà di creare da zero il vostro boxer ideale. Visto anche il supporto del magazine The Ring e di organizzazioni di settore come la IBF e la WBC, con in particolare la seconda destinata ad organizzare un torneo ufficiale che consegnerà una cintura reale al vincitore, il cammino di eSports Boxing Club sembra essere davvero da tenere d'occhio. Al momento la produzione è ancora senza una data di pubblicazione specifica e nell'ultimo aggiornamento video Steel City Interactive ha ammesso di avere ancora parecchio lavoro da fare per arrivare ai livelli a cui ambisce. Insomma, ci sarà da attendere un po', ma potrebbe decisamente valerne la pena. Ora però vogliamo sentire la vostra. Fateci sapere nello spazio riservato ai commenti come vi sembra questo progetto e se vi piacerebbe provare eSports Boxing Club.